Questa si chiama Come to Me. Questa è Radio Marte, Day by Day, 7.35, l'appuntamento con il fine settimana in Campania, tutti gli eventi, tutto quello che succede, tradizione, cultura, folklore, belle cose da andare a vedere in giro per la nostra regione. Scopriamone un po' con Edoardo Ciarcia. Campania che ti passa, tradizione, cultura e folklore della nostra regione. Edoardo Ciarcia di campaniache.com. Ciao Edu, buongiorno. Pronto? Pronto? Caduta la linea, credo. Dobbiamo recuperarlo. Allora, sì. Recuperiamo al volo Edoardo Ciarcia e proviamo a parlare con lui per farci raccontare che cosa succede in questo weekend. Oltretutto, è appena arrivato il messaggio sul cellulare via WhatsApp di Edoardo che dice: è caduta la linea! E l'abbiamo ribeccato, credo che ce l'abbiamo. Edoardo, ci sei? Sì, buongiorno Franco, buongiorno a tutti. Ti abbiamo ripreso per i capelli. Dai, allora raccontaci che cosa succede questo weekend in Campania, dai. Allora, da dove partiamo? Da Ponte Randolfo in provincia di Benevento. Bene. Dove si tiene un bel torneo. Il torneo della ruzzola e del formaggio. Ah, e che cos'è? Questo si svolge tutti i giorni da metà gennaio, già iniziato, fino al periodo di carnevale, dove tra una ruzzola, un tozzo di formaggio e un bicchiere di vino rosso si svolge questa antica tradizione che si probabilmente fu portata a Ponte Randolfo dalla ciociaria la popolazione della ciociaria che sfuggire alla pestilenza si insediarono a Ponte Randolfo. Intorno al 1300, credo più o meno, quindi sì, è molto molto antica questa cosa. Sì, sì. Infatti fanno ruzzolare forme di formaggio lungo il percorso cittadino, facendo una gara tra i cittadini stessi che si dividono in due squadre e chi fa meno lanci vince il torneo. Bello, però deve essere molto bello e divertente vedere, caratteristico e oltretutto poi immagino recupera proprio tutte quelle che sono le tradizioni locali, no? Quindi era bella roba da andare a vedere. Quindi fino al periodo di carnevale, già cominciato metà gennaio, il torneo della ruzzola e del formaggio. Tutti i pomeriggi dalle 13.30 fino alle 18, però. Che bello. Dai, bisogna andarci assolutamente. Dalla provincia di Benevento dove ci spostiamo? Allora, non possiamo che riproporre di nuovo la fiera Città Sant'Antonio Abate, e sarà la concomitanza con la Sagra della Porchetta, che si tiene attualmente a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, perché questo è l'ultimo fine settimana. Ah, ecco. Quindi un bel piatto di porchetta. Ci sta sempre bene. Dai, da Sant'Antonio Abate dove ci spostiamo? A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, sempre, dove sabato 23 gennaio si festeggia il patrono San Sebastiano Martire con una bellissima sagra, la 19ª sagra, dove soffritto si ceffreria. E questo pure ci sconfiggerà assai. Esatto. Dai, come... che cosa succede lì? No, a parte che nella parrocchia, a parte che ci sarà un evento la domenica 24, c'è la processione del simulacro di San Sebastiano, però sabato sera dalle 19.30 presso le bottegucce del Parco Nazionale del Vesuvio in piazza del Belvedere ci sarà tutti gli stand enogastronomici dove potrete gustare tutti i piatti tipici e salsiccia e friel soffritti, voglio dire. Vabbè, questi sono un sabato sera. Sì, ci stanno benissimo, esatto. Con un rosso di quelli, capisce a me. Va bene, allora, questi altri eventi si possono trovare su campaniache.com, fatevi un giro perché è un sito bellissimo dove ci trovate tutti gli eventi del fine settimana in Campania. Intanto vi ricordo che Campania che ti passa ritorna qui a Day by Day su Radio Marte venerdì prossimo. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo Edoardo Ciarcia. Ciao Edu, buon weekend! Ciao, buon weekend a tutti! Ciao, grazie per essere stato con noi, come sempre. Un po' di dischi, un po' di musica dal passato. Questi sono i Backstreet Boys.